Buonasera, ben ritrovati. Continuiamo con questo secondo appuntamento stasera di Stasera Con. Così come ho detto in precedenza, questi ultimi 10-15 giorni, meno di 15 giorni, di pre-campagna elettorale, un po' viene sovvertito un po' tutto l'ordine costituito e cercheremo di fare il nostro meglio per venire incontro a tutte le esigenze dei candidati che ci onoreranno della loro scelta di preferire questo strumento per interloquire e farsi conoscere dai cittadini elettori. Sono le 22:50 in questo momento, credo sì che siamo precisi. Stasera è programmata una diretta dove potete intervenire con gli sms al 334-335-8592, ma prima di introdurre l'ospite, appunto già lo vedete, il professore Franco Pignataro, mi preme subito di dare in apertura, intanto potete, se ritenete opportuno, cominciare a scrivere i vostri sms a questo numero e gradirei se la regia mantenesse ancora questa scritta, non è per male. Ne approfitto per rammentarvi che domani sera l'obiettivo condotto da Gianni Amato avrà un confronto in diretta con i candidati sindaco della città di Caltagirone. Saranno presenti i 6 candidati sindaco in studio, ospite del programma L'Obiettivo condotto da Gianni Amato. Poi nella seconda serata ci sarà una nuova puntata di Stasera Con, ovviamente poi con le repliche opportune che saranno distribuite nelle fasce orarie diverse nei giorni seguenti. Allora, andiamo ad iniziare subito. Benvenuto al professore Franco Pignataro, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, chi vuole interloquire col professore Pignataro può inviare un sms, per stasera accontentatevi di questo, ma una prossima volta vediamo un pochettino ad attivare anche WhatsApp o qualche altra tecnologia, quale l'email, però stasera questo numero 334-335-8592 per i vostri messaggi sms da mandare al candidato Franco Pignataro. Avremo degli spazi di 20 minuti a disposizione, intervallati con pause pubblicitarie. Allora, professore, come va questa campagna elettorale? Sono le 22:50, 51 in questo momento del 24 maggio. Beh, siamo entrati ormai nel vivo di una campagna elettorale che si presenta abbastanza articolata, complessa, perché complessa è la situazione della città, i problemi che la città vive, e quindi il confronto fra i candidati è anche un elemento importante per capire le loro storie, le loro caratteristiche, i loro programmi, la loro visione di città. Noi abbiamo avuto tantissimi incontri nei giorni precedenti con categorie, con gruppi organizzati, stiamo ritornando nuovamente nei quartieri e poi quello che è importante è anche il rapporto diretto con i cittadini. Spesso i cittadini vogliono sapere dal candidato sindaco entro quanto tempo si risolveranno i problemi della città. Ed è chiaro che questa è una domanda da $100.000 perché evidentemente nessuno è in condizione di poter dire entro quanto tempo, ma sicuramente occorre iniziare. Quando si inizia poi le cose arrivano l'una dietro l'altra. Non sarà un'operazione facile, nessuno di noi ha la bacchetta magica, quindi i cittadini dovranno avere da una parte pazienza ma dall'altro anche la volontà di collaborare, perché la città non è del sindaco, non è degli assessori, non è dei consiglieri comunali, la città è dei cittadini e tutti in questa fase storica di difficoltà della nostra comunità dobbiamo prendere in mano il nostro destino. Il Vescovo opportunamente nella lettera che ha mandato a noi candidati sindaci ma anche ai cittadini e ai comuni che stanno andando al voto, a proposito di Caltagirone dice: Caltagirone non è solo la città delle difficoltà, indubbiamente le difficoltà ci sono, Caltagirone è anche la città delle opportunità e l'opportunità nasce anche da un cambiamento culturale, dall'idea che il comune è di tutti, che le cose pubbliche vanno rispettate, che i tributi vanno pagati, che il volontariato, che è una rete preziosa della nostra comunità, deve essere valorizzato.
è che finalmente il comune ritorni ad essere quello che è sempre stato, un comune che si è contraddistinto con gli altri comuni siciliani, un comune che ha espresso sempre progettualità, che è stato considerato a livello regionale e a livello nazionale. Ricordo quando sono stato sindaco, ad esempio il governo Prodi riconobbe al comune di Caltagirone, che concorreva insieme al comune di Bologna, ad altre realtà molto più avanzate forse di noi per quanto riguarda le politiche sociali e le politiche sulla famiglia, diede un importante riconoscimento di 200.000 euro che noi poi abbiamo utilizzato per aiutare le famiglie che si trovavano in via Bungavillea e che furono trasferiti provvisoriamente in altre abitazioni in attesa che avvenisse la ristrutturazione. Va bene, allora andiamo a iniziare, già sono cominciati ad arrivare i primi sms, intanto in sovraimpressione vedete il numero di cellulare, il 334-335-8592, per mandare i vostri sms, per avere risposte, ponendo interrogativi anche al sindaco, candidato sindaco Franco Pignataro. Cominciamo col primo. Politiche giovanili. Cosa prevede il suo programma per fermare l'emorragia dei ragazzi che lasciano la città? Noi abbiamo intitolato una delle azioni Cervelli in casa, perché noi vogliamo intanto cominciare ad utilizzare le risorse che sono fuori dalla nostra città, studenti che per esigenze di studio e poi anche di lavoro si trovano fuori, quindi creare anche una sorta di community virtuale che possa contribuire alla strategia di ripresa della nostra città, una sorta di pensatoio dove i giovani che sono andati via restituiscono alla nostra comunità un contributo di idee e anche un contributo di entusiasmo di cui in questo momento abbiamo sicuramente bisogno. È chiaro che occorrerà anche vedere dove si trova il lavoro. Adesso buona parte del lavoro si trova su internet, vi sono tante nuove professioni che si sono sviluppate in questi anni nel mondo della rete, e allora noi dobbiamo preparare i nostri giovani a saper vivere dentro una società globale, a fare esperienza all'estero attraverso Erasmus. Erasmus Plus prevede diverse misure che consentono ai nostri giovani di conoscere attraverso o le loro università o attraverso anche il mondo del lavoro la possibilità di tirocini formativi svolti all'estero, e anche la possibilità attraverso la rete di imparare i nuovi mestieri e stare in un mondo che è un mondo globale, ma può essere anche un mondo locale. Per i giovani, noi quando ero sindaco avevamo un ufficio di attrazione degli investimenti. Lei dirà: ma quali sono gli investimenti che avete attratto? Per poco non siamo riusciti ad attrarre un investimento di 40 milioni di euro, non per colpa del comune di Caltagirone, mi riferisco a un investimento nel settore delle energie rinnovabili, ma per colpa della regione siciliana che fece fuggire uno dei fondi di investimento sull'energia, che aveva già speso 1,5 milioni di euro di progettazione. Quello indiano. Come? Indiano c'era coinvolto. No, l'indiano fu un'altra esperienza di attrazione della ditta farmaceutica. Dovevamo aprire una ditta per la produzione di vaccini nell'area industriale. Ricordo all'epoca Marilena Samperi parlamentare, e ci siamo interessati presso il Ministero delle Attività Produttive per far avere a questa compagine di finanziatori un investimento. Poi nacquero problemi tra gli stessi, per cui ad esempio quest'altra iniziativa, che a regime avrebbe comportato 300 posti di lavoro, non ci fu più. Quindi il comune non può dare posti di lavoro, l'illusione del posto fisso purtroppo è finita, il nostro obbligo è quello di far crescere l'iniziativa privata. Io vengo accusato di volere privatizzare tutto, ma i posti di lavoro li deve creare l'economia reale, perché quell'economia che a sua volta produce ricchezza. L'ente locale deve creare le condizioni affinché quell'economia, insieme alle politiche regionali, insieme alle politiche nazionali, che mi auguro saranno di forte sostegno per il Mezzogiorno, per far sì che questa città non diventi nel corso degli anni una città fantasma. Leggo un altro sms. Signor Cascino, può chiedere al professore Pignataro come mai la Sostauto ha intentato causa al comune di Caltagirone per circa 4 milioni di euro? Perché sempre i cittadini dovranno pagare inadempienze contrattuali a loro non imputabili? Io non lo so se la Sostauto ha intentato questa azione, perché quando c'ero io non c'era nessuna azione giudiziaria.
Io credo che noi abbiamo un contratto, questo contratto può essere rivisitato, può essere rinegoziato attraverso la volontà delle parti. È chiaro che immagino che il mio successore o il commissario abbiano immediatamente, si siano immediatamente costituiti in giudizio, perché io ritengo che la Sostauto non debba nulla da eccepire dal Comune di Caltagirone, anzi è il Comune di Caltagirone che deve chiedere a Sostauto una maggiore capacità imprenditoriale, a cominciare dal fatto che occorre un pulmino che colleghi il parcheggio con il centro storico e oltretutto una politica anche di abbassamento dei prezzi. Penso ad esempio alla mezz'ora che è stata eliminata e quando c'ero io invece era utile per i cittadini ma anche utile per l'impresa, perché su quei posti circolavano delle macchine e i cittadini pagavano volentieri. Un altro telespettatore scrive: professore, tutti parlano di debiti ma la ringrazio di averli fatti anche per dare sicurezza alla scuola di mio figlio. Lei è un sindaco con la S maiuscola. Grazie Gianni Ragona. Io ringrazio questo nostro telespettatore, ma in questa città i miei avversari parlano sempre di debiti. Allora le do stasera un dato che credo di non avere mai tirato fuori, che mi sembra parecchio interessante. Il Comune nel 2010 aveva la possibilità di indebitamento del 12%, questo è un tetto massimo di indebitamento, precedentemente per esempio era stato del 15%, nell'anno 2010 era del 12%. Sa quant'era l'indebitamento del Comune di Caltagirone? Notevolmente al di sotto del 12%, esattamente il 4,5%. Quindi nessun indebitamento stratosferico, perché altrimenti tutto questo sarebbe stato rilevato dalla Corte dei Conti oltre che dai revisori dei conti. Ma questo aggiunga che i miei avversari parlano dei debiti del Comune, ma non parlano dei crediti del Comune. E devo ringraziare la Commissione Prefettizia, l'OSL, quella che si è occupata del dissesto, che nell'ultima relazione ha fatto passare quelli che erano i tentativi diciamo, di costituzione nella massa passiva dell'ente, che erano partiti con 63 milioni e poi sono diventati 38 milioni, ma a questo bisogna togliere debiti fuori bilancio che all'epoca Bonanno avrebbe potuto coprire attraverso l'attivazione dei mutui, con 25 milioni di parte attiva. Cioè il Comune di Caltagirone, lo dicono i commissari, deve ancora riscuotere 25 milioni di euro. 25 milioni di euro certificati dallo stesso Bonanno, che ne ammise l'assolvibilità. Ma accanto a questo esiste un'altra somma di 20 milioni circa che è stata accantonata e che fa parte del patrimonio del Comune e che appartiene allo straccio dei residui che Bonanno ha ritenuto di difficile esigibilità. Quindi ci sono i debiti ma ci sono anche i crediti e questo, per amore della verità, lo dobbiamo dire. Oltretutto ho avuto modo di dire anche da questa emittente che esistono nelle statistiche che ha fatto il Sole 24 Ore, esiste una correlazione tra la qualità della vita e i debiti. Quei comuni, penso ad esempio Bolzano, che ha un debito pro capite di più di 3 milioni e 200 euro ad abitante, ai tempi di Pignataro il debito pro capite era di 1.100 euro, vi è una correlazione tra qualità della vita, servizi e quindi anche debiti. Ancora c'è un altro professore, ma parecchi hanno dimenticato Bonanno. Oggi i collaboratori di Bonanno sono tutti candidati dai suoi concorrenti. Perché non le dite queste cose? La gente non sa. No, ma questo è un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo sul piano politico creato una demarcazione tra coloro che hanno mandato a casa Bonanno e che hanno sancito, ancorché facevano parte della famiglia politica di Bonanno, hanno sancito una discontinuità, hanno riconosciuto l'inadeguatezza governativa di Bonanno, ma non solo di Bonanno, ma anche ovviamente delle forze politiche che stavano attorno. Noi oggi abbiamo detto di no a queste forze politiche che sono venuti pure da noi per vedere di realizzare un'ampia coalizione. Se io avessi voluto vincere al primo turno, ovviamente non avrei avuto nessuna difficoltà ad allargare il parterre delle alleanze, ma io appartengo ad una generazione che magari forse sarà vecchia, ma una generazione dove prima del ritorno politico, prima degli accordi politici e della vita facile contano i valori, conta l'identità, conta la propria storia e conta la coerenza.
Non dico l'onestà perché l'onestà è un prerequisito di qualsiasi persona e anche di un uomo pubblico, per cui dire che noi andremo al comune e saremo per prima cosa onesti è veramente pleonastico e addirittura surrettizio. Quindi io credo che la capacità di un soggetto politico, in questo caso di una forza politica, di una coalizione, è quella di aver messo i limiti. Gino Ioppolo ha imbarcato tutte queste cose insieme, a mio giudizio ha imbarcato tante contraddizioni, ma questo è un fatto legittimo, appartiene alla sua scelta politica di avere un'ampia coalizione che io credo poi creerà problemi. È arrivato un supplemento di SMS riguardo al problema della causa che Sostauto ha intentato nei confronti del comune di Caltagirone. Il telespettatore ci dice: se una società fallita, se una società è fallita e questa ha un debito nei confronti del comune di svariati milioni di euro, riferite alla società Sostauto. No, la società non ha nessun debito nei confronti del comune, proprio perché il progetto è stato realizzato con un finanziamento della regione siciliana come finanziamento di parte pubblica e con un investimento da parte del privato. Semmai il problema sono le banche che, ovviamente, avendo anticipato le somme che Sostauto ha utilizzato per realizzare l'impianto, probabilmente chiede a Sostauto la restituzione di queste somme e immagino, però ripeto non conosco le carte, che potrebbe chiedere al comune un eventuale risarcimento, dovendo poi alla fine dei 30 anni il comune diventare proprietario di questa struttura. Però ripeto, non voglio addentrarmi nei dettagli legali perché non conosco questa materia, che mi pare di capire sia una cosa di qualche mese fa. Senti, un altro SMS: perché ti sei imbarcato quelli dell'MPA e Pistorio? Beh, intanto Pistorio fa parte di una forza politica che l'UDC adesso sta entrando in Alleanza Popolare, governa a Palermo con noi, governa a Roma con noi e quindi è un alleato storico del Partito Democratico. Io non ho imbarcato nessuno, ritengo di avere fatto delle scelte ben chiare. Nel momento in cui c'era una rottura a sinistra, avevo l'obbligo di allargare il perimetro politico e allargarlo con persone che a livello politico regionale e nazionale sono nostri alleati, ma anche NCD sarebbe stato nostro alleato, ma avendo sostenuto Bonanno fino alla fine, noi abbiamo posto anche questo discrimine, che è appunto quello di una visione politica, perché dalla nostra parte politica si comprende facilmente come le accozzaglie di forze politiche che un giorno stanno insieme e un giorno non stanno più insieme non serve, non dà chiarezza alla città, perché la politica è una cosa seria e va fatta in modo serio. Stanno arrivando diversi SMS, abbiamo pochi minuti per il primo stacco, leggo questo che credo che sia di facile risposta. Stanno continuando ad arrivare tanti SMS. Si dice in giro che lei dopo circa 2 anni abbandonerà, se eletto, la poltrona di sindaco, si presume, per presentarsi alle regionali. Come risponde? Guardate, lo dico al nostro telespettatore, non ho mai pensato alla mia carriera politica. Io oggi, se avessi accettato la proposta del presidente Crocetta di candidarmi nelle liste del Megafono, dove anche con 1000 voti si poteva diventare parlamentare, oggi non sarei candidato sindaco, probabilmente, anzi sicuramente. Quindi io posso rassicurare il nostro telespettatore che quando assumo un impegno l'ho sempre mantenuto e non credo che nel momento in cui vado a chiudere la mia esperienza politica, qualora dovessi diventare sindaco con questo mandato, lascerei il mandato per andare a fare il parlamentare. Quindi massima tranquillità, la coerenza. Fra l'altro ho anche dichiarato che farò il sindaco senza percepire neanche la modesta indennità che prendevo. Più chiarezza di questa penso che basti. Abbiamo 3 minuti a malapena, questa la leggo. Per il professor Pignataro: una città senza tradizioni è un agglomerato senza identità. Cosa intende fare per la festa di San Giacomo? Ritorneranno i cavalli e le carrozze? Io penso che questa domanda sia una domanda intelligente. Perché? Perché l'identità è il tuo DNA, da dove parti, e ti consente di capire dove vuoi arrivare. Quindi mantenere vive le nostre tradizioni religiose non è una forma di folklore, ovviamente ha anche riflessi di carattere turistico e quant'altro, ma in qualche modo
rimedia, cioè nel senso che mette insieme i rapporti tra le persone. Per cui la prima cosa che farò per quanto riguarda la festa di San Giacomo sarà quella di chiedere alla consulta dei parroci un ragionamento che riguardi tutte le festività religiose, perché non si può andare avanti che in ogni festività una volta manca il carro, una volta c'è il problema della banda musicale, una volta c'è il problema dello scivolo per far uscire San Giacomo. Quindi mi organizzerò con loro, con le modalità che insieme riterremo più opportune, affinché si dia certezza per lo svolgimento delle feste religiose che fanno parte della nostra identità collettiva. Facciamo una breve pausa pubblicitaria. Se la regia è pronta, 2 minuti soltanto e ritorniamo in diretta con il candidato sindaco Franco Pignataro per rispondere ai vostri quesiti attraverso gli sms al 334 335 8592. Subito dopo.